Questo sogno dopo tanti anni si sta avverando oggi, ringraziando loro e tutti noi anche. Grazie signor Sindaco. Grazie a voi. Un ringraziamento va alle case popolari innanzitutto, agli amministratori del comune di San Severo, a tutti i funzionari tecnici che si sono adoperati nel corso di questi anni affinché, ripeto, questo sogno si realizzasse. C'è un destino a tutto, non so se lo sapete, io ho avuto il piacere e la fortuna di apporre la prima pietra lì, quando qui non c'era assolutamente nulla. A distanza sono passati credo 8 anni, però come si dice da noi, tardi ma venga bene. Io credo che realmente possiate godere per tutto il resto della vostra vita di questi alloggi, di questi appartamenti, sono sicuri che li saprete custodire nel migliore dei modi, nel vostro interesse, in modo che possa addirittura, ma senz'altro avverrà, crescere la popolazione di San Severo grazie a tutte le vostre famiglie. Sono veramente felice, così come credetemi, anche noi, credetemi, così come anche lo noi, così come più, lo si più, così come figli, per i così sarà la fonte come, della nostra gioia, così come Sindaco. Lo siete voi, perché voi avete un piacere finalmente di trovare una sistemazione, non essere più soggetti, diciamolo pure, ai vari sfratti, alle varie preoccupazioni che hanno turbato parte della vostra vita. L'importante è avere fiducia nel futuro e fiducia negli uomini, nel prossimo, perché quando si ha fiducia negli altri, dagli altri a sua volta si riceve fiducia e aiuto. Questo è quanto il messaggio che io vi volevo mandare. Sappiate che non solo questo quartiere è affidato a voi, ma l'intera città di San Severo, che è di tutti noi, la città di San Severo è nostra di tutti, non ci sono proprietari. Allora se è una cosa nostra, così come saprete ben custodire e curare questi alloggi, io vi esorto, vi invito a dare anche il vostro contributo affinché anche l'intera città di San Severo venga sempre più curata, perché bisogna voler bene alla città per poterla far progredire e migliorare nell'interesse di tutti. I tempi sono cambiati, non sono più quelli di una volta, è inutile fare cose. Allora ciascuno di noi dovrà dare il proprio contributo se vogliamo andare avanti e progredire. Più si progredisce e meglio stiamo tutti qua. L'impegno che l'amministrazione, per quel piccolo che ha potuto fare, è stato tanto. Devo ringraziare in questo la signora Castelli, la signora Montanari, che mi sono stati vicini, insieme hanno potuto vedere effettivamente la volontà dell'amministrazione e i segretari anche che ci hanno aiutato tantissimo.